E adesso continuiamo con un contributo molto serio e importante che ci porta alla comunità di Vessimo, ed è una lettera scritta in ricordo di Don Redento. Ci sembrava significativo portare questo contenuto proprio perché è stata acquisita la struttura della prima comunità aperta proprio da Don Redento, quindi è anche grazie a lui se siamo qui tutti insieme oggi. Quindi io chiamerei Carlo che leggerà un intervento scritto, una lettera per Don Redento. Grazie a tutti. Ciao Red, è già passato quasi un anno da quando abbiamo dovuto salutarti, ma ti ricordiamo sempre. Ricordiamo il tuo ciao uomo, ciao donna, ricordiamo il tuo coinvolgente abbraccio che trasmetteva sicurezza, che dava fiducia. Eri il prete sopra le righe in senso buono, quello che realmente interpretava l'importanza di stare con tutti. Per te stare con gli ultimi non era fare l'elemosina o regalare quattro vestiti usati, ma era stargli accanto, stare al loro fianco. Per te, come ti avevano insegnato i tuoi genitori, era fondamentale tenere la porta aperta per chi si fosse perso, per chi ne avesse bisogno. Ricordo ancora le tue parole: non c'è gloria in chi dona avendo già tanto di suo, ma c'è ricchezza in chi dona non avendo niente. Perché chi non ha nulla ti ha molto da offrire. Hai dato vita a qualche cosa che pochi sarebbero riusciti a fare, e non mi riferisco alle mura di una casa, ma all'ascolto, alla comprensione, all'affetto, con immensa umiltà di chi negli anni 70 non aveva voce, non aveva spazio e moriva per strada. Hai formato educatori e volontari, facendogli capire l'importanza di educare, nel vero senso della parola, e cioè educere, che significa tirare fuori sentimenti, emozioni, risorse, parole, potenzialità di chi si è sempre sentito un niente, vedendo nella sostanza l'unica soluzione per sentirsi vivo. A noi educatori hai lasciato un grande patrimonio che con umiltà cerchiamo di portare avanti ogni giorno. E ai ragazzi, passati, presenti e futuri, hai dato la possibilità di dire: io esisto, io sono anche senza la sostanza, e quindi l'opportunità di ricominciare a vivere. Grazie Red, ciao uomo, la comunità di Vessimo.